parte del settore educativo. In occasione del compleanno di Dominic abbiamo pensato di approfondire la vita e la gestione di una specie molto particolare. Sono i gelada e sono delle scimmie endemiche dell'Etiopia. Per aiutarci in questo compito, qui con noi c'è Sara che si occupa di questi animali tutti i giorni, più volte al giorno. Buongiorno a tutti, io sono Sara, sono keeper dei primati e mi occupo anche dei gelada. Per i nostri gelada oggi abbiamo preparato un arricchimento costituito da fasci di erba fresca intrecciati con rametti di salice. Sara, ti chiediamo chi è il festeggiato di oggi e come è composto anche tutto il gruppo. Il festeggiato è Dominic, lo vedete alle mie spalle. Oggi compie 19 anni e vive con i suoi 5 figli maschi che sono tutti nati nel 2011. Si chiamano Ghiottone, Fry, Sposta Verze, Orso Maria Wilson e Benny. Nell'immaginario dei bambini, i primati e le scimmie si nutrono di banane e noccioline. Se ci pensiamo un po' di più, ci vengono in mente anche insetti, altra frutta, le foglie. Di certo non pensiamo all'erba. Quindi Sara, ti chiedo, come mai l'arricchimento consisteva proprio in un ciuffo d'erba? In effetti i gelada hanno un'alimentazione molto particolare. In natura si nutrono principalmente di erba, ma a seconda delle stagioni possono anche nutrirsi di tuberi, radici e semi. I nostri gelada qui da noi mangiano 2 volte al giorno, al mattino e alla sera. Mangiano erba o fieno a seconda della stagione, più una grande varietà di verdura, e sono particolarmente ghiotti di peperoni e di cipolle. I gelada hanno un'incredibile abilità manipolatoria. Le prime 2 dita sono opponibili e questo permette loro di andare a selezionare i fili d'erba migliori all'interno del mucchio. Inoltre hanno le falangi molto robuste e questo permette loro di scavare nel terreno alla ricerca appunto di cibo. Sara, adesso abbiamo visto che hai lanciato gli arricchimenti dall'esterno del reparto. Entri mai insieme a loro? No, non entriamo mai insieme a loro, infatti hanno un reparto interno a cui possono accedere tramite delle porte che noi manovriamo a distanza di sicurezza. I gelada possono essere degli animali pericolosi e sono anche piuttosto schivi, ma con il tempo hanno imparato a fidarsi di noi keeper e questo ci permette di monitorarli quotidianamente e, se necessario, anche di somministrare delle medicine a un individuo piuttosto che un altro, ovviamente sempre a distanza di sicurezza. Una caratteristica incredibile del loro aspetto, che balza immediatamente all'occhio, certo subito dopo la folta chioma, è una macchia a forma di clessidra sulla zona del petto, senza peli e di colore rossastro. L'intensità del rosso è legato allo stato sociale, quindi la posizione gerarchica all'interno del gruppo, nel caso dei maschi, mentre per le femmine può indicare il periodo riproduttivo. Sara, ci hai detto che possono essere pericolosi ed effettivamente sembrano avere delle dimensioni ragguardevoli. Quanto possono pesare? In effetti, nonostante l'aspetto imponente, un gelada maschio adulto pesa in media circa 20 kg. Quindi insomma tutto pelo e niente arrosto. E quando piove e sono tutti bagnati, questo si vede molto bene. Prima li abbiamo visti fare un movimento veramente strano con le labbra. Possiamo chiederti, Sara, di spiegarcelo? I gelada utilizzano una serie di espressioni facciali per comunicare tra di loro. Sollevare il labbro superiore è una tipica espressione di minaccia, così come anche mostrare le palpebre, che sono molto più pallide rispetto al resto del viso. I gelada comunicano anche molto attraverso dei segnali uditivi. Hanno una serie di vocalizzi molto vari e complessi che vengono utilizzati a seconda delle situazioni per esprimere, per esempio, aggressività, paura o eccitazione. Quando abbiamo iniziato a lavorare con loro, siamo rimasti veramente molto stupiti da alcuni dei loro vocalizzi che ricordano a tratti il lamento di un neonato. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi ringraziamo anche per il vostro sostegno in questo momento così particolare. Alla prossima! Ciao e a presto!